funzionando per il suo intervento e sempre a proposito di comparti produttivi bistrattati e invisibilizzati o che comunque subiscono da decenni un trattamento differenziale per quanto riguarda la previdenza sociale, è quello dell'educazione e degli operatori sociali. Andrea prima chiudeva il suo intervento dicendo che il nostro welfare si fonda sul modello del lavoratore subordinato salariato, e aggiungerei maschio, e tutti gli altri come difetto di questo modello, potremmo dire, no? E che quindi non hanno accesso alla totalità delle misure che sono state previste per questo modello. Allora passerei la parola a Federico della DL Cobas Rimini, appunto educatore sociale, per chiedergli un po' di descrivere qual è la condizione di questo mondo del lavoro, che appunto è un mondo essenziale, indispensabile, soprattutto durante questa emergenza, in che maniera il welfare, diciamo, del nostro tempo ha sempre discriminato questi lavoratori e come appunto è possibile attraverso un reddito universale e ritrovare una forma di giustizia sociale. Sì, ciao a tutte e tutti, grazie Fabio. Allora, sì, io sono Federico, da dire Cobas Rimini, sono un operatore sociale. Allora, noi abbiamo aderito fin da subito alla campagna percorso del reddito di quarantena. Crediamo appunto che sia un tema fondamentale, anche se sembra, diciamo, nuovo per il nostro settore. Quello che noi stiamo evidenziando in questa fase fondamentalmente è questo. Noi siamo un settore che è nuovo, diciamo, anche all'accesso agli ammortizzatori sociali. Stiamo vedendo in tutta la sua chiarezza la totale inadeguatezza di questi strumenti per far fronte a quella che è la nostra condizione. Noi abbiamo, insomma, evidenziato fin da subito come questo stato d'emergenza abbia semplicemente amplificato delle problematiche strutturali del nostro settore, che appunto è all'interno del welfare. E appunto, noi appunto nello specifico abbiamo avuto accesso al FIS, ma stiamo riscontrando una totale inadeguatezza di questo strumento, perché appunto in primis a livello economico è assolutamente insufficiente, soprattutto visto che stiamo parlando di un settore precario, a basso salario, quindi insomma che rientra perfettamente in quelli che noi possiamo definire working poors. E quindi ovviamente sono già colpiti, ecco, questi lavoratori da un aspetto salariale problematico. Ovviamente questo ha anche messo in evidenza tutto, insomma, il ritardo dei pagamenti. Siamo reduci dalla prima busta paga dell'emergenza, così dire, quella di marzo, dove in tantissimi operatori e operatrici sociali si sono trovati buste paga a 0 euro, quindi con appunto nessun anticipo da parte del datore di lavoro, e quindi questo iter di anticipo delle banche che, insomma, è assolutamente inadeguato. E quindi appunto, come dire, il nostro ragionamento rientra un po' in quello che è stato accennato anche prima, di questa appunto segmentazione di interventi che non porta a soluzioni, ma aggrava semplicemente la situazione. Noi siamo un esempio plastico di questa condizione. L'altra questione appunto è lo stato di ricattabilità che i lavoratori come noi, lavoratori sociali, vivono. Ricattabilità, perché appunto noi, come dire, parlando di reddito, siamo uno dei classici esempi in cui il reddito non ci è garantito neanche nel normale svolgimento del lavoro. Noi siamo appunto, come dire, lavoratori che non percepiscono reddito in caso di assenza dell'utente, oppure in caso di elezioni, festività e quant'altro. Ma anche chi ha
per esempio, un contratto a tempo determinato, molto spesso si trova appunto invischiato in contratti ciclici, quindi con sospensione magari per il periodo estivo e quant'altro. Quindi la tematica della continuità del reddito per noi è veramente, veramente importante. Sicuramente questa ricattabilità poi si evidenzia anche nel momento in cui ovviamente tutti gli operatori si sentono, come dire, più ricattabili nel dover accettare queste condizioni, perché appunto non si possono permettere di perdere il posto di lavoro. Sicuramente l'introduzione di uno strumento universale di garanzia del reddito senza condizioni darebbe sicuramente molta più possibilità e forza a questo settore, come a tanti altri, per poter rivendicare condizioni più giuste. Sicuramente negli ultimi anni si stanno dando tante esperienze anche di appunto, organizzazione e rivendicazione in questo senso, e dobbiamo sicuramente continuare su questo percorso, però il dato che noi registriamo è di questa estrema ricattabilità. L'altro appunto aspetto che volevo sottolineare è relativo proprio a questa fase dell'emergenza. È relativo appunto a questa nuova organizzazione cui noi ci siamo trovati di fronte. Dopo la chiusura dei servizi, delle scuole, per esempio, è iniziato comunque anche per noi, anche se con molto ritardo e in maniera insufficiente, forme di lavoro a distanza, di telelavoro, e stiamo sperimentando, come insomma, molti lavoratori, diciamo, immateriali, una totale, come dire, cancellazione della divisione tra tempo di lavoro e tempo di vita. Questa situazione ci ha consegnato come dire, a una quotidianità di 24 ore di lavoro costante, perché al di là appunto del lavoro che si definisce cosiddetto frontale, siamo immersi in un susseguirsi di lavoro non frontale. Che non viene né riconosciuto né quantificato e che quindi ovviamente mette ancora più in luce come sia assolutamente insufficiente non soltanto il nostro stipendio, gli ammortizzatori sociali a cui siamo costretti, ma proprio anche l'organizzazione del nostro lavoro. Ecco, io credo che noi da questa fase 1, comunque da questa prima fase dell'emergenza, usciamo con un rafforzamento di questa consapevolezza. Abbiamo rivendicato il 100% dello stipendio fin da subito, appunto come forma appunto di garanzia del reddito, appunto come riconoscimento di tutto il lavoro non quantificabile. E troviamo nella misura di un reddito universale uno strumento fondamentale per superare la ricattabilità. Noi siamo uno di quei settori in cui questa cosa è ancora più evidente.